Lisi è mio nome d'arte. In ambito chimico la lisi è il processo di dissoluzione delle cellule, per cui quel processo che porta qualcosa che è definito a diventare indefinito. Questo concetto rispecchia non solo me ma anche la musica che faccio. I miei ascolti variano, non mi pongo alcun limite di genere, semplicemente ascolto tutto ciò che vibra insieme a me, cioè tutto ciò che riesce ad emozionarmi, ad entrarmi dentro e a lasciarmi qualcosa. In qualsiasi forma poi queste emozioni vengano espresse, che sia in forma di cantautorato, sia in forma punk o sia in forma jazz. Ascolto tutto e mi lascio anche influenzare da tutto ciò che ascolto. Fiori l'ho scritta 3 anni fa e è un brano molto arrabbiato. È questa violenza venata di malinconia. Il significato generale del brano è il mio non riuscire a lasciare andare e il non accettare che qualcuno mi possa abbandonare, e quindi prendo come quasi come ostaggio una farfalla, che è un elemento fragile, innocente della natura, e la tengo tra le mani e la uso come minaccia, no? E dico che se tu non rimani io ucciderò questa farfalla. Io ed Emanuele non ci conoscevamo prima del Crea Musica e siamo stati messi insieme dagli insegnanti del CPM e ci siamo trovati veramente benissimo insieme, perché abbiamo lo stesso pensiero musicale, tranne la prima bozza che mi ha mandato lui, e poi abbiamo deciso di lavorare sempre insieme. Abbiamo passato giornate e giornate a ricercare quell'esatta timbrica che avevamo in mente, quell'esatta linea melodica, gli incastri perfetti tra i vari strumenti, gli incastri di tempo, tutte le poliritmie. Poi abbiamo fatto anche dei sample, il sample della mia voce, di oggetti in questa stanza. Lui ha rielaborato le mie parti di pianoforte, poi ha scritto le parti di batteria, basso, chitarra, i pad e tutto il resto. È stato un lavoro lungo ma veramente interessante. Lui ha capito perfettamente il fatto che a me non interessasse quanto quello che veniva fuori potesse piacere o meno alle altre persone, ma mi interessava dare giustizia ai sentimenti che io avevo provato, al mio vissuto. Questa cosa è parte anche di lui e del suo modo di scrivere poi le sue cose, e quindi poi lavorando insieme questa cosa ci ha aiutati parecchio, perché avevamo un obiettivo comune e non eravamo distratti da nient'altro. Poi abbiamo rielaborato ulteriormente il brano per riuscire a renderlo anche live e abbiamo fatto delle modifiche che però ci sono piaciute, quindi le abbiamo mantenute. E abbiamo lavorato con il suo gruppo Elephant Grey, con Giacomo Stiaccini alla batteria e Matteo Mirri al basso, e anche con loro mi sono trovata veramente benissimo. Due musicisti veramente bravissimi, anche loro hanno capito perfettamente il brano da subito e sono riusciti a interpretarlo in maniera veramente precisa. È stata una bellissima esperienza, molto formativa, e che mi ha permesso di conoscere delle persone veramente interessanti e con cui spero poi di collaborare ancora. Strappabile.